Sono molto felice oggi di essere qua, un carissimo amico, un sindaco bravo, in gamba e capace, con tutta la sua giunta e con voi, che oggi a 2 mesi di distanza da una terribile alluvione siete già riusciti a riaprire il collegamento tra una parte e l'altra della città. Questo è un merito alle persone che si danno da fare, ai piemontesi, quelli veri, che sono capaci a dimostrare con i fatti che dopo, insomma, terribili alluvioni, eventi brutti come quest'anno, insomma, ne abbiamo fino, come si dice, sul vecchio. Ma adesso veramente è un momento più di relax che si può, come dire, guardare avanti. C'è un bellissimo progetto per il ponte nuovo che mi ha fatto vedere il professor Fazio. Mi auguro che possa essere presto e possa iniziare il cantiere in maniera che anche Garesse torni, insomma, alla sua normalità obbligata e dovuta. Ci auguriamo che non succedano più quello che è successo fino ad oggi, che non ci siano più eventi di questo tipo, perché bisogna fare le pulizie, l'abbiamo già detto, gli argini, gestire bene le acque, altrimenti ci ritroviamo tutti i momenti ad affrontare queste pericolosissime situazioni. Un augurio che il Natale sia, come dire, un pochettino tranquillo e sereno, sicuramente ne avete bisogno, ma vedo nel sorriso di tante persone che questo ponte gli ha dato un bel segnale. Sì, ti ringrazio molto di essere qua. Noi a Garesio tra Covid e alluvioni non ci siamo fatti mancare niente, naturalmente, ma insomma adesso speriamo che le cose vadano meglio. È essenziale, devo dire, la regione ci è molto vicina, che arrivi anche il finanziamento per questo, per rifare il ponte, perché questa è una passerella provvisoria in affitto e quindi l'abbiamo presa in affitto proprio perché. Per marcare il concetto che non deve essere considerata come una cosa permanente. Il paese deve andare avanti, quest'estate è stata prima di tutti i guai una buona estate, abbiamo avuto la chiusura del centro storico, l'apertura del castello di Casotto, il turismo sta migliorando, io sono ottimista, abbiamo fatto questo sforzo di ricollegare il paese proprio per dare un segnale che le cose devono andare avanti. Dalle criticità spesso nascono delle cose positive, perché la criticità per definizione porta delle discontinuità. Dalla discontinuità, diciamo, se uno le analizza e le cavalca nel modo giusto, nascono delle cose positive. L'ottimismo, credo, un ottimismo concreto, debba essere la base della vita. È fondamentale. Grazie ancora per essere qua. Se mi permettete, un ringraziamento particolare come Regione Piemonte al professor Fazio per il grandissimo contributo che ha portato negli ultimi giorni, nel periodo del Covid a oggi, ma soprattutto in questo momento, ha lavorato a un progetto importantissimo che si sintetizza in una parola molto semplice, la medicina territoriale. Tutti sapete che il Piemonte, diciamo così, è povero di questa medicina, si deve fare un gran lavoro, però c'è un progetto molto ambizioso, gestito bene. Ti ringrazio a nome di tutti i piemontesi per quello che hai fatto per noi, e come sapete lo fa a titolo veramente gratuito, però è un grande amico della Regione Piemonte, quindi davvero grazie Beh, per colgo l'occasione per dire che qui in Valtarno i medici sono già d'accordo a fare questa medicina che si chiamerà di gruppo rete, in cui lavoreranno nel proprio studio e la regione darà infermieri e collaboratori di studio, ma avranno anche un ambulatorio dove c'è l'ASL, dove ci sarà poi sempre qualcuno tutto il giorno, quindi migliorando anche la presenza Questa è veramente del territorio. un'occasione unica che da anni la regione aspetta e finalmente abbiamo messo la prima pietra, come si dice, per partire su un progetto con le basi solide, ma sono convinto che nell'arco di 2 o 3 anni, quando sarà, come dire, oliati gli ingranaggi, avremo veramente una macchina efficiente finalmente per tutti i piemontesi, soprattutto quelli come noi che sono un po' distanti dai servizi, quindi pensando ai comuni piccoli, tutte le volte che c'è una problematica, come dire, diventa un catastrofe. Grazie ancora. Grazie.